potenziale, andiamo a comandare. Ma andiamo non solo a comandare, anche a sminare le mine. Siamo sotto casa di Giovanni Battista Polentes, colui che ha sviluppato la prima macchina dedicata allo sminamento umanitario a basso costo al mondo. Che figata! Nel 2011 ha telefonato un ingegnere appunto dell'Università di Genova chiedendo, dopo vari contatti con altre aziende del settore che non erano interessate, e chiedendo se io ero interessato a sviluppare una macchina per lo sminamento umanitario derivata dai trattori agricoli che costruisco. Giovanni, come funziona il trattore? Passa sulla mina, la mina esplode e viene in questo modo disinnescato, o un procedimento un po' diverso? No, siccome il problema dei campi minati è che prima di sminare il terreno va pulito. Lo sminamento deve essere fatto per forza a mano, perché devono garantire al 100% che non ci siano le mine quando liberano una zona. Il suo compito non è quello di far esplodere le mine, anzi, se non le tocca è meglio, perché la mina normalmente è posizionata col detonatore verso l'alto, in modo che quando uno passa lo preme e esplode. Se la tocca e la gira sul lato diventa pericoloso per lo sminatore. Questa macchina passa, pulisce il terreno, se poi una mina accidentalmente o passa sotto la ruota o viene toccata dalla trincia ed esplode, tutti i test che abbiamo fatto servivano appunto per verificare che la macchina non subisse danni nonostante ci fossero delle esplosioni. Siamo con il trattore che ha vissuto l'esperienza croata. In che anno? Nel 2015 siamo andati a fare le prove di esplosione. Queste sono i risultati delle schegge che sono esplose contro il trattore. Questo è il radiocomando con tutti i comandi che ci sono a bordo della macchina. Fino a 200 metri di distanza si può comandare tramite questo. Questa macchina ha grosso vantaggio rispetto alle macchine che usano normalmente per lo sminamento, che una volta finito lo sminamento viene tolta la blindatura, le ruote antiesplosione e diventa un trattore agricolo normale. Ti ricordi l'emozione che hai provato durante il primo test? Eh sì, perché si sente uno scrollone molto molto forte dentro. Nonostante ci fosse del blindato, con i vetri antiproiettile e tutto, lo scrollone è notevole. È abbastanza scioccante e non riesco a immaginare uno che ci passa sopra e cosa succede. Col trattore DPR andiamo a sminare!